Buongiorno e benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale. Quello di cui voglio parlare con voi oggi, sono le emozioni. Perché le emozioni? Perché, intanto perché fanno parte della nostra vita quotidiana, e poi perché, nel vivere e nel prendersi cura, nel fare assistenza con un malato di Alzheimer o di demenza, le emozioni che si attivano e l'intensità con la quale si attivano sono veramente tante e a volte è difficile anche gestirle. Quindi cerchiamo di capire un pochino meglio questi aspetti. Intanto che cosa sono le emozioni? Nella nostra cultura, nel nostro mondo, siamo abituati a vedere un po' le emozioni in contrapposizione alla ragione, no? Cioè, a volte parliamo di pancia come aspetto istintuale, di istinti, e di testa come qualcosa invece di più razionale, di più logico, a cui fare più affidamento. In effetti non è così, perché le emozioni ce le ha date, ci ha dotato di emozioni madre natura nel corso dell'evoluzione per aiutare, per favorire la nostra sopravvivenza sia come individui sia come specie. Le emozioni hanno una funzione fondamentale che è quella di comunicare alcuni stati, alcune situazioni a noi stessi e anche agli altri. Prendiamo ad esempio la paura. La paura è un'emozione che tutti noi proviamo. Facciamo che non proviamo paura. Ci troviamo per la strada e ci buttiamo così, attraversiamo col rischio di esserne ovviamente travolti. Ci troviamo su un balcone di un quinto piano, guardiamo di sotto, non abbiamo paura del vuoto e rischiamo chiaramente di cadere. Due dei tantissimi esempi, no? Il bambino che sta imparando e mette la mano vicino a un fuoco sente male, sente bruciare e da quel momento ha paura. Perché gli segnala una minaccia. Quindi, questo per quanto riguarda la paura, ma tutte le emozioni ci segnalano in un qualche modo qualche cosa che ci aiuta, nell'adeguare il nostro comportamento nella vita. Quindi non ci sono emozioni buone o emozioni cattive, non ci sono emozioni che da controllare o da non provare e emozioni da che si possono liberamente provare. Le emozioni ci sono e basta. Certo che le emozioni non sempre sono piacevoli da provare, perché un conto è provare una bella emozione di gioia per vedere una persona dopo tanto tempo, poterla abbracciare, soprattutto dopo questo periodo che abbiamo avuto di impossibilità di contatti fisici con le nostre persone care. Un conto ovviamente è non potersi permettere questo, non provare questa gioia. Un conto è provare la felicità per un regalo o per una festa che ci è stata fatta, un conto è provare rabbia, un conto è provare una forte irritazione, un senso di nervosismo, un conto è provare l'angoscia della colpa, un conto è provare la vergogna. Ci sono quindi emozioni piacevoli che ci piace provare, emozioni spiacevoli di cui faremmo volentieri a meno, però tutte hanno una loro funzione. Quindi il primo messaggio che vorrei passare è quello di non giudicare le emozioni e di permettersi di provarle tutte. Tra il provare un'emozione, che quindi è una reazione, dicevo, che madre natura ci ha dato ed ha una sua funzione sempre positiva anche quando l'emozione è sgradevole, e l'espressione invece dell'emozione, qui c'è una differenza, perché io posso essere profondamente arrabbiata con mia moglie, mio marito, mio figlio, o una persona che incontro per la strada e in un qualche modo mi fa un torto, magari mi passa avanti nella fila. Un conto è provare un'emozione di rabbia legittima quando qualcuno ci fa un torto o un'ingiustizia. O ci vuole sopraffare, un conto è prenderlo a cazzotti, prenderlo a schiaffi. Quindi la rabbia è un'emozione,
La manifestazione aggressiva è un comportamento e quello invece può essere in un qualche modo mediato, controllato, gestito in maniera diversa a seconda delle occasioni, a seconda delle circostanze. Detto questo, vediamo di portare un po' questa idea nel nostro vissuto quotidiano co come caregiver, come persone che si prendono cura di malati, di una malattia particolare, peraltro. Prendo in considerazione alcune, non molte, emozioni che però spesso sono molto intense e spesso ci fanno veramente molto molto male. Una è la rabbia. È un esempio che ho fatto prima, la rabbia, l'irritazione, il nervosismo, che poi sono sfumature della stessa dimensione, è suscitata molto spesso da dei comportamenti. Pensiamo ai comportamenti oppositivi. Vogliamo fare il momento dell'igiene, della doccia, del lavaggio dei denti, eccetera, e siamo impossibilitati a farlo perché il nostro caro si oppone, perché non vuole. E a quel punto noi proviamo, le proviamo tutte, e quando le abbiamo provate tutte, non arriviamo a nessuna conclusione, ci sentiamo profondamente irritati. O il nostro caro che esce mentre magari stiamo facendo qualcosa e sappiamo che da solo è opportuno che non esca e quindi dobbiamo interrompere quello che stiamo facendo ed andargli dietro o fermarlo o cercare di convincerlo, cosa che poi non arriva a niente. In quel momento noi proveremo rabbia. È normale perché di fronte all'opposizione, a qualcuno che si oppone al nostro volere, la rabbia è un'emozione normale perché è quella che ci permette in un qualche modo di trovare delle strategie per farci delle nostre ragioni. Con i nostri malati le nostre ragioni non possiamo farcele perché non verrebbero mai comprese. Allora spesso pensiamo che quella rabbia che abbiamo provato sia una rabbia ingiusta, sia una rabbia che non dovevamo provare, che con un malato non si deve provare. No, forse bisogna semplicemente accoglierla. Il fatto che l'abbiamo provata è un fatto, e come dicevo prima, le emozioni non si comandano, si provano, ci sono, ci stanno dicendo che in quel momento, quell'opposizione ci provoca quella reazione. Su questa, sull'accettazione di questa emozione, per quanto sgradevole, per quanto intensa, possiamo modulare la nostra risposta. Se poi qualche volta la nostra risposta è realmente di irritazione, per cui diciamo qualcosa che avremmo non voluto dire, ci comportiamo in un modo che non avremmo voluto fare, beh, concediamoci anche questo, qualche volta ci sta, non è che con un malato non ci si debba mai arrabbiare, può succedere e quindi accettiamolo per quello che è. L'ansia è un'altra delle emozioni che si manifesta non solo in modo molto intenso, anche con veri e propri disturbi di ansia, ma anche in modo pervasivo. Posso provare ansia perché uscendo di casa a fare delle commissioni, l'ho lasciato con qualcuno, o magari da solo, se ancora in condizione di stare da solo, e mi preoccupa il fatto che possa succedere qualche cosa, perché in effetti c'è una imprevedibilità nell'evoluzione di questa malattia e noi abbiamo bisogno di prevedere quello che stiamo per affrontare. E la malattia invece ci toglie proprio questa possibilità di previsione di ciò che accadrà e quindi siamo in un continuo stato di allarme perché non sappiamo neppure se avremo gli strumenti, che cosa accadrà e se avremo gli strumenti per fronteggiare quello che potrà accadere. La vergogna è un sentimento, un'emozione che definiamo a carattere più sociale, cioè la vergogna implica un po' il giudizio degli altri, la vergogna implica la sensazione di aver infranto una qualche regola socialmente condivisa o moralmente accettata da noi, per cui ci possiamo provare vergogna, dicevamo, a proposito di alcune credenze implicate nel non chiedere aiuto.
Ad esempio, se ci sfoghiamo parlando di alcuni comportamenti disfunzionali, strani, bizzarri, o ci lamentiamo del nostro carico di assistenza, forse ci vergogniamo perché riteniamo che questo non debba essere fatto, che chi cura un malato debba sempre essere pronto, disponibile, e che l'amore possa far fronte a tutto. L'amore, anche quando c'è e quando è intenso, è una cosa. Le nostre reazioni, le nostre emozioni sono un'altra cosa. Per cui interroghiamoci a volte sulla vergogna, no? Perché forse significa che riteniamo non buono, non giusto quel nostro comportamento. L'ultima emozione, l'ultimo sentimento di cui voglio parlare è la tristezza. La tristezza è un sentimento che ci segnala sempre e normalmente una situazione di perdita, di abbandono, di separazione. Questo è normale. Appunto, Madre Natura ce l'ha data perché in un qualche modo ci aiuta a elaborare la perdita e forse anche ad avere la vicinanza di qualcuno che può confortarci in questo sentimento di perdita. La tristezza è normale nella situazione in cui come caregiver viviamo perché quello che proviamo è una perdita quotidiana, è la perdita di quello che è stato il normale rapporto con il nostro caro, è la perdita della mente dell'altro, dei ricordi che condividiamo, di una narrazione della nostra stessa vita. E è una sorta di lutto che viviamo pur avendo vicino a noi la persona cara e della quale ci prendiamo cura. Quindi anche la tristezza, che non è un sentimento che ci piace provare, forse è un sentimento da accogliere, da ascoltare e da dargli questo tipo di significato. Vi voglio proporre anche questa volta una riflessione esercizio. Quando proviamo un'emozione intensa nella relazione con il nostro caro, proviamo a fermarla, ad ascoltarla e a interrogarsi su che cosa può aver provocato. C'è forse qualche cosa che sto pensando rispetto a quello che ho fatto, ad esempio, che non sia giusto come mi sono comportato, che non sia stata una brava figlia, una brava madre e quindi mi sento in colpa. Che cosa ho pensato nel momento in cui ho provato quell'emozione? E riflettiamo perché questo ci aiuta a cogliere il messaggio che l'emozione stessa ci dà. Quindi quello con cui voglio lasciarvi oggi è un po' questo. Ogni emozione non è né buona né cattiva, c'è, ci segnala e ci indica qualcosa, dobbiamo accoglierla, viverla e coglierne il messaggio che in un qualche modo ci sta dicendo, perché questo ci orienterà e ci aiuterà nel dare le nostre risposte più adeguate alle situazioni che stiamo affrontando. Grazie e ci vediamo la prossima settimana.